Stop! Prima di guardare questo video ho bisogno dei tuoi documenti. Sì, sono un ispettore di polizia e ho bisogno di compilare tutto per permetterti di guardare questo video. Allora, nome. Ok, ok. Cognome. E se vuoi vederlo devi lasciare like adesso, così ti darò il permesso. Da l'ufficiale Robby è tutto, ti lascio al video. Oggi diventerò un capo di polizia, più nello specifico un controllore. Sarò bravissima perché dovrò proteggere il mio paese dai criminali. Che c'è, non vi fidate di me? Perché invece di registrare con un video tipo una tenuta da tenente o un pigiama, vi posso far vedere che sarò il miglior poliziotto anche col pigiama. E siamo, è molto simile a Paper Please. Molti di voi magari lo conosceranno questo gioco. Infatti è ambientato in Russia anche questo gioco. E andremo oggi al nostro primo giorno di lavoro. Ci troviamo in questa macchinina. Salve. Sveglia compagno, stiamo per arrivare. Io sono sveglissima. Solo perché il pigiama non mi devi giudicare, eh. Comunque guarda che bella macchinetta. E ragazzi, hanno scommesso una cassa di vodka che non resisterai nemmeno una settimana in questo buco. Ma il commissario, per qualche strano motivo, ha fiducia in te. Nessuno ha fiducia in me, nemmeno mia madre. Però va bene, grazie. Ringrazio il commissario. Sì, questa macchinetta, guarda, guarda come dondola. Ho sempre desiderato averne uno. È meglio che tu segua tutti gli ordini. Comunque finirei come Rocknock. Poveraccio, voleva solo guadagnare un po' di più. No, 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 non voglio fare una brutta fine. Comunque guarda che relax. Siamo arrivati con questa musica italiana. Ok, ci siamo. Ora voglio fare il rapporto commissario. Buona fortuna. Grazie, bro. Vediamo. Oh, posso muovermi dentro la mia. Posso cambiare la musica? Vediamo che musica c'è. Ti piace? Sei un tipo che non si piace, gli piace divertire, eh? Cosa posso fare poi? Oh. Ragazzi, è partita una guerra. Guarda quanto è arrabbiato del fatto che gli continua ad aprire la porta e lui la chiude. Va bene, ok, non ti disturbo più. Scusa, era l'ultima volta, giuro. Allora, comunque, quindi posso aprirgli tutto? Ah, questi come le chiudi? Sono io il criminale qui. Va bene, ho capito, sei arrabbiato. Siamo arrivati al posto di controllo e qui inizieremo il nostro lavoro dove controlleremo i criminali. Ah, compagno, ti stavamo aspettando. Benvenuto a va bene, ok. Sono il commissario Andriv e ti spiegherò il nuovo lavoro. Va bene, sono pronta. Per prima cosa vieni all'ufficio e prendi la tua cartella di servizio. Ok, ho bisogno dei documenti per poter controllare chi entra nel nostro paese. Dobbiamo fermare i criminali. Guarda, siamo un poliziotto e questa è la nostra divisa. Polisca! La polischia! Ok, ok, nessun problema. Quello che facciamo adesso è... Ma chi è questo? È bellissimo! Igor! Non lo so, sembra lo zio di qualcuno. Ragazzi, se qualcuno ha uno zio che assomiglia a questo qui... Oddio, posso entrare anche qua dentro? C'è una cella! Posso arrestare le persone? E mi sa che qualcuno già c'è stato qui. Vabbè, comunque sono un ufficiale della polizia al 100% per avere tutte ste robe. Oppure un magazzino. Dai, mi piace, mi sento abbastanza tranquilla. Prendiamo la nostra cartella e grazie alla cartella qui potremo controllare i documenti e le persone. Questo qui ci spiega un po' cosa dobbiamo controllare. Dobbiamo controllare il nome, il cognome, da che paese vengono, e dobbiamo capire se sono criminali oppure se vogliono semplicemente entrare per buone intenzioni. E cominciamo facendo entrare la prima macchina. Prego, vediamo. Ok, dobbiamo vedere se questo tipo è a posto oppure no. Allora, guardiamolo un po' in faccia. Farò la prima cosa che farò antipatica è aprirgli la porta. Ah, voleva chiuderla! Non l'ha chiusa perché ha visto che sono l'ispettore, eh? Ok, chiedigli il kit. Chiedigli, mostrargli i documenti. Salve, signore. Harry Potter! È lui! Baba Booey. Vabbè, Harry secondo me non è un criminale, è straniero. Dammi, posso fare i documenti? Grazie. Ok, grazie mille. Adesso dobbiamo mettere la nostra cartella che abbiamo visto prima e dobbiamo vedere se le cose corrispondono. Questa è la carta che dobbiamo guardare e dobbiamo capire se effettivamente questo tipo è a posto oppure no. Dobbiamo controllare se questo documento è uguale a questo. Allora, il nome è Boris Kravchenko, ok? Che corrisponde a questo. Quindi, in teoria, il suo nome è giusto. Dobbiamo vedere il numero di passaporto. Qui abbiamo in caso quello che non corrisponde, però qui abbiamo il numero di passaporto che è uguale, quindi per adesso è lecito questo passaporto, è valido fino al 26 agosto 1981. Direi che è anche questo è abbastanza chiaro. Poi dobbiamo controllare se il suo passaporto è valido. In generale mi sembra abbastanza somigliante, ragazzi, quindi diamogli il documento e approviamo. Puoi entrare nel mio paese. Io come poliziotto decido che sei bravo. Dai, finalmente, via. Vai, prima di andartene. Sono l'ispettore più fastidioso del mondo.
Ho sbagliato. Non dovevo schiacciare la X. Ho sbagliato. Non è stata una buona idea. Pensavo che dovevo schiacciare la X per dire che era tutto a posto. Va bene, ragazzi, non sbaglierò più. Comunque, abbiamo capito. Dobbiamo concentrarci e controllare che i documenti siano tutti validi. Forse. Allora, il tipo mi sembrava a posto. Ho sbagliato io per un errore. Però mi sembrava che comunque non avevo fatto niente di male. Questo autista è un cittadino di un altro paese. Quindi dovrò avere un visto d'ingresso. Ok, va bene. Documenti. Ma è uguale a quello di prima, ma non ha il cappello. Il fratello illecito. Qua cominciano ad avere dei sospetti, signore. Abbiamo Sheran Musev e il nome non corrisponde. Qua c'è scritto Sekan Musev e qua Sheran. Io lo sapevo che questo tipo era sospetto. Non me la conti giusta. Infatti, noi prendiamo il nostro rapporto e il nome non corrisponde. Anche la data di scadenza non corrisponde. È venuto qui per turismo e il numero di passaporto corrisponde, ma il resto no. Quindi mi dispiace, signor Sheran Sherak, perché hai due nomi, ma lei non entra. Non entra nel mio paese. Io sono un poliziotto bravo e giusto. Una poliziotta, anzi. Perché? Perché faccio il nome. Ma come perché? E sai cosa? Ecco, a te faccio questo, perché sono più cattiva di così. E se ne sta andando. Arrivederci, a mai più. E se prova a fregarmi ancora le faccio vedere io. Ok, ho fatto tutto giusto in teoria. Perfetto. Entriamo con la prossima macchina. Qui non vogliamo farci fregare, ragazzi. Lui ha già è già tutto aperto. Quindi non ha senso nemmeno che gli apro la porta. Perché ma cosa hai, finestrino? Hai letteralmente un buco dietro. Ok, vediamo un attimo. Salve, lei è molto diversa rispetto agli altri. Ecco i documenti, grazie. Fammi controllare. Allora, Meriton Turbetrus, non saprò mai dire i nomi. Questo corrisponde. Il numero di passaporto corrisponde. Vediamo che è valido fino al 16 agosto 1981. E mi sembra abbastanza, insomma, valido. Solo che sbaglio o c'è qualcosa che non va. Mi fido di te, eh? Non farmi pentire della mia decisione, eh? Finalmente, via, dai. Ma co... A posto, ok. Mi sa che per oggi questa è l'ultima macchina. Questa volta, siccome sono troppo antipatica, mi metterò direttamente dietro. Scusi, eh. Un attimo. Ok, salve, vuole scendere? Io sto de... Solek. No, non volevo scendere dalla... Non volevo farlo scendere, vabbè, è sceso. Ok, dai, fammi vedere i documenti. Tu sei l'ultimo del giorno, è necessario? Com'è necessario? Ma che domanda è? Sei sospetto, Pablo? È l'ultimo della giornata, non deludermi. For Tenkrani Teharani. Te l'ho detto che eri sospetto, eri molto sospetto. Vediamo se non corrisponde nemmeno il numero di passaporto. Non è scaduto, almeno quello. Però il documento è falso. Volevi fregarmi? A parte che non corrisponde nemmeno la foto. Qua hai i baffi e qua hai la barba. A meno che non te la sei tagliata e hai cambiato stile. Ma non mi assomigli nemmeno a quello della foto. Guarda, non ho la possibilità di arrestarti. Ma te lo dico, tu sarai l'ultimo a provare a fregarmi. I prossimi non la passeranno liscia. Detto ciò, rifiutato. Via dal mio posto di blocco. Abbiamo un conto in sospeso. Mi ha minacciato. Ho fatto bene ad aprirti tutto. Ho fatto bene, anzi, faccio tutto. Ciao, vai. Ma come l'ha chiusi? Ma come ha fatto? Il mio lavoro l'ho fatto. E ho rispettato tutto e sono stata molto brava. È vero, Fra? Oddio, che è successo? Hai fatto un buon lavoro oggi, compagno. Non è stato troppo difficile, vero? Ora puoi andarti a riposare un po'. Oh, questa è casa mia? Mi aspettavo un po' un posto di villeggiatura, ma non così tanto schifoso. Ma poi che c'è scritto qua? I love... Boh. Ragazzi, se c'è qualcuno che sa parlare russo, mi dice cosa c'è scritto nelle mutande. Comunque mi fido, lo amerò sicuramente. Quindi, allora, saliamo qui sopra e dormiamo un poco, perché domani sarà una nuova giornata dove sarò ancora meglio e i criminali li scoprirò tutti. E abbiamo guadagnato anche un po' di soldi. Ok, ci siamo svegliati. Abbiamo un altro comandante, Yuri Petrev, e questo è il nostro secondo giorno di addestramento. Addirittura non siamo nemmeno dei veri, insomma, bro fighissimi. Adesso abbiamo un tabellone informativo. Ok, ogni nota riguarda un contrabbandiere specifico. Ok, cerca tutti quelli che corrispondono alla descrizione e ricorda, nessuna merce di contrabbando può attraversare il confine dell'Akaristan. Ok, dobbiamo cercare dei criminali specifici. Bene, possiamo iniziare. Invita il primo veicolo al controllo. Ok, chi dobbiamo cercare? Contrabbettiere 1. Scusate, mi devo passare perché sono troppo alta. Sospettiamo che l'autista che ieri non si è fermato per l'ispezione tenterà di attraversare il confine. Numero di targa parziale 6BMI. Devo guardare le targhe delle macchine. Oh mio Dio, sarà complicato.
contrabbandiere 2, quindi criminale numero 2, uno dei nostri informatori dell'interno della banda di Orberankov ha ottenuto informazioni preziose su un altro carico di contrabbando, età dell'autista 38. Ok, 38, e controlliamo la targa. Prima macchina, sarà molto più difficile questa volta, molto più difficile. Vediamo di trovare i criminali però. Ok, guardiamo la targa della macchina. Scusi, un attimino. È GNC7501. Guarda un po', sembra proprio che ci sia un tipo sospetto. Devi scendere al mezzo per un'ispezione. Ah, addirittura. Ok, la targa comunque non corrisponde. Senti, scendi dalla macchina, bro. Scendi dal veicolo. I contrabbandieri segnalano il luogo in cui è nascosta la merce con un segno di forma serpente. Oh, una torcia per vedere se c'è un serpente da qualche parte. Che indica che ha merci di contrabbando. Oh, blu. Ok, la luce qui. Trova il segno del serpente. Ok, possiamo trovare questo simbolo anche nelle ruote, nel tetto, nel lato della macchina, nel filtro dell'aria, nel retro e dentro addirittura il motore. Per prima cosa ci serve uno strumento per missione. Prendi un coltello da tavolo. Usa il coltello per tagliare la tappezzeria dei sedili. Vediamo un attimino. Che sta dicendo? Ah, si è spaventato? Ben fatto. Hai trovato? Oh no. Oh no, cosa brutta. Prendiamo tutto. La merce di contrabbando non è sempre contrassegnata. A volte può essere nascosta tra le pareti o in punti difficili da raggiungere. Controlla sotto il cofano. Qui, più che una torcia, sarà utile un occhio attento. Ok, mi sto distruggendo la macchina, ragazzi. Ah, nel cofano. Sono stupida. Ah, eccola qui, trovata, la nascondeva qui sotto. Ricorda, i contrabbandieri possono essere molto inventivi. Ragazzi, mamma mia, quante cose devo controllare. Io ho smontato una macchina, anzi, e continuiamo. Ora puoi arrestare questo grandissimo tipo con un'attrezzatura molto bella. Ma i documenti li posso vedere almeno, prima di arrestarlo? Vediamo? Almeno il documento era giusto. Ma no, perché portare queste cose? Vieni con me, sei in arresto. Oh, via, andiamo via. Il mio primo arresto. Qui vengono tenuti i criminali in attesa di essere trasportati al campo di lavoro. Migliora il carcere per aumentare la capacità massima. Assumi una guardia carceraria per i tentativi di fuga. Posso anche scappare. Beh, sono stupido, io ho appena aperto la porta. Allora, qui dentro forse posso mettere la merce di contrabbando, quanto ho capito. Ok, noi mettiamo tutto qua dentro. Perfetto. Ho lasciato tutta la roba qua. Chiudiamo un attimo. Ah no, cosa c'è qui? Aspetta. Ok. E adesso dobbiamo chiedere al nostro bro Fra di portarsene via la macchina, perché dobbiamo sequestrarla. Via. Senti, libera la zona. Perfetto, ottimo. Ci sono diversi tipi di utensili utilizzati per i vari nascondigli della merce di contrabbando. Materiali. Oddio, un sacco di roba per spaccare. Io prendo tutto, ragazzi. Cioè, letteralmente posso uccidere una persona. Capito, bro? Posso uccidere una persona. Allora, però magari adesso nascondiamo la larva. Facciamo entrare. Cos'è? Un camion dei pompieri. Buon salve. Ah, fammi controllare Ah, ok. Quello con la merce strana l'abbiamo trovato. Adesso dobbiamo trovare uno che ha 38. Posso avere dei documenti? Prendiamo i documenti. Ok. Marca Umbar. Non corrisponde. Non corrisponde nemmeno il codice. La scadenza non è scaduto. Corrisponde. Però già ci sono dei parecchi problemini, eh. Anche il fatto che non assomiglia alla tua foto. Dov'è la barba laterale? Senti, ancora peggio. Scendo un attimo dal veicolo, che qua dobbiamo controllare. Già i documenti finti non mi piace, eh. Allora, controlliamo bene tutto, che con la torcia UV non ci sia niente di sospetto. Guarda, poteva nasconderla anche qua dentro. Ok, qua c'è il motore. Mi sembra tutto ok qui. Anche se non avesse merce di contrabbando, ragazzi, cioè cose illegali, hai i documenti sbagliati. Quindi, broschi, mi dispiace, ma il concorso è concluso e te ne torni a casa. Assolutamente, via. Sta facendo un grosso errore. No, lei perché mi... Senti, sai cosa? Così impari. Cioè, questo qui vuole entrare così a gratis. Via, prossimo veicolo nel frattempo. Sperando che abbiamo fatto giusto e che effettivamente abbiamo fatto bene. Dai, questo qui è un po' sospetto con questa roba qui, eh. Ora la controlliamo, ora la controlliamo. Ok, qua non c'è niente con la luce UV. Allora, facciamo finta... Non siamo precisitosi. Mi dia i documenti e vediamo se è tutto a posto. Vediamo il nome, corrisponde. Il codice, il documento è valido. Mi sembra la carta a posto. L'unica cosa che dovremmo cercare è di... Facciamo scendere un attimo dalla macchina per vedere che non ci sia niente di sbagliato. Mi fa passare? Oh, non troverai nulla qui. Non mi sembra molto convincente la situazione se mi rispondi così, eh. Non hai niente da nascondere, non hai niente da nascondere. Andiamo davanti. C'è qualche serpentino qua. Qual è l'età di lui? Fammi vedere l'età.
Mi sembra tutto a posto, speriamo. Ma cammina con quel coso così? Ah no, non l'ha chiuso. Però quello lì lo rimane aperto. Vabbè, comunque. Speriamo, ok. Ingresso valido, perfetto. Salve. La musica è cambiata. Salve. Posso avere i suoi documenti? Ecco i documenti. Ok. La carta corrisponde. Il codice corrisponde. La data di nascita, 31 ottobre. Mi sembra tutto ok. C'è qualcosa che non va, ne sono certa. Ragazzi, ho controllato l'età. È a 38 anni. Noi cercavamo qualcuno che avesse 38 anni, quindi è un probabile contrabbandiere. Quindi adesso chiediamo gentilmente al signore di uscire. Dai, scendi. Ok, nessun problema. Mi sembra tranquillo di quello che sta facendo, ma io non lo sono. Io non mi fido di te. Andiamo qui. Qua c'è merce di contrabbando, ragazzi. Sigarette. Guarda qua. Prendi questi soldi e lasciami passare, ok? Ragazzi, cosa dovrei fare? Dovrei farmi dare i soldi o continuare e farlo passare anche se è cose illegali? Oppure continuare ad essere un buon poliziotto? Ditemelo voi nei commenti.